Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come. Vi ricordate quali sono le risse più famose fatte in diretta TV? Alcune di queste sono diventate veramente epiche. Ecco quelle che non dimenticheremo mai. Le faide tra i personaggi del mondo dello spettacolo non sono mai mancate all'interno della televisione. Per quanto si fatichi ad ammetterlo, un po' tutti siamo interessati a conflitti e discussioni che negli ultimi anni non sono di certo mancati. Vediamo quali sono state quelle più epiche. Abbiamo raccolto alcune delle più famose risse in diretta TV che hanno fatto la storia del piccolo schermo e che, nel bene e nel male, sono ricordate da tutti. Le faide o le discussioni tra VIP hanno portato spesso e volentieri a litigi che hanno avuto teatro all'interno degli studi televisivi. Alcune di queste sono nate e concluse all'interno della TV, dove dei personaggi hanno fatto ammenda, mentre altre questioni non si sono mai risolte del tutto. Con l'avvento di Internet e dei social network, i dissidi si sono alimentati nel corso dei giorni, diventando dei veri e propri casi mediatici. Le più famose risse in diretta TV, da Sgarbi. Il personaggio principale che si è reso protagonista di numerose liti televisive c'è senza dubbio Vittorio Sgarbi. Il parlamentare italiano nel corso di questi anni ha occupato pagine trash importanti con le sue frasi ed azioni, provocando anche delle vere risse in diretta TV. Era 1991 quando il critico dell'arte è stato protagonista di una rissa al talk show L'Istruttoria con Roberto D'Agostino, che ha dato una vera e propria sberla a Sgarbi sotto gli occhi estasiati di Giuliano Ferrara. Una lite che ancora oggi è considerata l'apice delle discussioni televisive. Nel 2017 a Domenica Live è scattata una lite tra l'avvocato di Ilona Staller, che era tra il pubblico, e Filippo Facci, uno degli ospiti che era in studio a commentare in merito al vitalizio della star. Quest'ultimo, seccato dal tono del legale, si è avvicinato a lui, costringendo la conduttrice a mandare immediatamente la pubblicità. Un altro scontro impossibile da dimenticare è quello tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, dei contrasti che durano ancora oggi e sono finiti davanti un giudice. Un botta e risposta in diretta TV ai fatti vostri, ma che si portava dietro già diversi strascichi per motivi professionali, dove il conduttore in conferenza stampa aveva manifestato la volontà di non voler più lavorare con la Volpe. Tra i momenti da ricordare è sicuramente lo scontro verbale tra Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini alla Pupa e il Secchione, dove l'eurodeputata è stata data della fascista, ignorante e cretina dall'assessore alla cultura a Milano, mentre la Mussolini ha risposto prima con un "è matto" e poi l'ha mandato a quel paese. Un'altra rissa storica in diretta TV è quella tra Antonio Zecchilla, che si è affiondato letteralmente su Adriano Pappalardo durante Domenica in "Non ti permettere mai più, mai più, mai più", ha detto l'attore nei confronti del cantante che si era permesso di nominare la madre, con Mara Venier che ha cercato di calmare le acque. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.